Si tratta in pratica di una pubblicazione che riguarda la storia e la vita di Guglielmo Marconi. Come tutti ben sapete, Guglielmo Marconi in gioventù passava le vacanze cattoliche, dove tra l'altro poi effettuava i primi esperimenti per quanto riguardava le comunicazioni in radiofrequenza, che poi hanno rivoluzionato un po' la storia del secolo scorso, del nostro secolo. È una pubblicazione che quindi rivive un po' i passaggi della sua storia e anche della sua storia qui a Cattolica. Infatti noi abbiamo la Villa Marconi, che si affaccia sul mare, dove poi lui eseguiva le sue sperimentazioni. Siamo molto contenti di questa pubblicazione e riteniamo, come Fondazione Marconi, che questo sia un altro step, un altro punto di una collaborazione che è cominciata già da diversi anni e che abbiamo la convinzione di portare avanti, in quanto riteniamo che Cattolica, se vogliamo dopo Villa Grifone, dopo Pontecchio Marconi, sia il luogo in Italia dove Marconi ha avuto un'attività importante e quindi da ricordare.